Perché il disegno poi è capacità di vedere, non è tanto la mano segue quello che la nostra mente percepisce. Se non lo percepite, anzi, diceva Saverio, per esempio, tutto quello che non disegnate bene è perché non avete capito, cioè che non avete letto. Se tu, il momento che tu lo leggi, lo riesci a disegnare, è automatico. Se non lo leggi, non lo disegni. Allora, che fa un fumettista in realtà? No, che fa un fumettista? Lo diceva anche lui, Riccardo, no? Lo diceva prima, racconta storie. Racconta storie per immagini e parole. Immagini e parole che stanno insieme, sono inscindibili. Anche se ci possono essere storie, vignette, mute, ma in generale il linguaggio e l'immagine vanno di pari passo. E non solo vanno di pari passo, ma compiono il design della pagina. Cioè, se voi non stabilite lo spazio che occuperà quel dialogo, già avete sbagliato in partenza, perché magari quel balloon va a coprire la faccia che invece si troverà in primo piano. E quindi non sono riuscito a narrare. Quindi nella progettazione del fumetto ci deve stare sempre parole e disegno. Quindi un fumettista non può prescindere dalla capacità di disegnare qualcosa che sia credibile, che sia reale. Cioè, se io disegno un albero e non si capisce che è un albero, chi lo racconta dirà che ha disegnato questo? Una gallina, un albero, non si capisce. Quindi la prima cosa che dovete saper fare è disegnare qualcosa che si capisca che cos'è. Benissimo. Collocarla in uno spazio. Perché noi abbiamo un foglio di carta che ha due dimensioni mentre viviamo in tre dimensioni. Per fare in modo che noi guardando, o chi legge guarda e ci si ficchi dentro a quello spazio che sembri vero, come davanti a una televisione, dobbiamo padroneggiare lo spazio e le forme. Quindi l'uomo, l'anatomia, tornava all'anatomia, è fatto di forme che stanno dentro uno spazio, così come le forme di questa casa stanno dentro lo spazio, di questa tenda, qualunque cosa che riempie questo spazio, i vostri corpi, questi tavoli, occupano, sono soggette a delle regole, quelle regole di cui parlava Riccardo pure prima, che dobbiamo conoscere, anche se all'inizio possono essere un po' pallose, noi cerchiamo di farle il modo più divertente possibile, perché ci sono tanti modi per divertirsi. Pur però dovendole ovviamente rispettare. Quindi una volta che voi padroneggiate quel linguaggio, pure prima Michela diceva lo storytelling è un linguaggio in cui io imparo le regole del fumetto, a quel punto potrete giocare con queste regole, stravolgerle, modificarle, però le dovete conoscere. Quindi mi dice no, le regole non servono, le hanno stravolte, se conosci qual è la regola, se non la conosci non puoi stravolgere. Se voi guardate quello che vi ho messo dietro, io vi ho messo due fotografie, li chiamiamo reference, una è un oggetto inanimato, un albero, e un'altra è un cane. E vi ho messo due chiavi di lettura diverse, cioè due modi diversi per poterli disegnare. Perché ho messo questa cosa? Perché per me è stata una scoperta. Io ho disegnato molto davvero prima di fare il punto, e quindi ero bravo a disegnare davvero. Ma non capivo come poter manipolare quelle forme, creare scene, perché nel disegno del fumetto noi non abbiamo di fronte attori che ci recitano quella scena che noi vogliamo, tu mettiti così, tu vola dalla finestra, tu non lo possiamo fare. Quindi dovremmo fare un disegno indiretto, prendere alcuni reference e trasformarli con la conoscenza delle regole, della prospettiva e tutto, in una scena che noi abbiamo deciso e che vogliamo raccontare. Allora, la prima cosa che viene in mente è quella della linea di contorno. Quindi io vedo quell'oggetto, ne copio i lati, cerco di capire quanto è alto, quanto è basso, cioè devo farlo più o meno che assomigli a quello che è realmente. Questa è una prima chiave fondamentale e non la dovete abbandonare mai. Anzi, io vi consiglio, vi esorto ad andare in giro e copiare col vostro, appunto, ormai avete tutti i tablet, quindi io sono ancora legato alla carta, però va bene comunque. Qualunque cosa vedete, schizzate un volto, un naso, un cane, una barba, perché vi fa un bagaglio gigantesco che non ci avete idea quanto vi torna utile, sia nella capacità di osservazione che come materiale che poi porterete nel corso della vostra vita. Imparate a vedere a raggi X, quindi non vi fermate solo alla forma, vedete una forma di contorno, ma andate a vedere cosa c'è dietro, come è fatta nello spazio. Ok, e qui cosa ho fatto io? Ho cercato di scomporre in forme semplici quell'albero, quindi una specie di uovo,
sopra, va? Potremmo chiamarlo un uovo, quattro pallette sotto e un cilindro al posto del tronco. Quindi che ho cercato di fare? Di semplificare al massimo quello che ho visto. Successivamente sono andato a fare con quelle linee che vedete anche uno studio proprio di... Questa è un'analisi come se vedessi a raggi X, cioè come gira una linea che ci passa intorno, se io la vedessi dall'altra parte, dove va? Ok? Intorno alla mia testa. E voi immaginate una linea che gira così, se il bicchino gira così. Ecco, cominciate a ragionare in tre dimensioni. Questo perché serve? Serve perché voi queste forme le dovete muovere nello spazio. Non vi basta vedere una cosa e ricopiarla così com'è. Ripeto, quello è un esercizio fondamentale. Ma imparare a vedere le cose come forme semplici e muovere nello spazio vi dà una libertà di composizione, di espressione, una potenza enorme in quello che è questo. Io posso disegnare una cosa in tutti i suoi dettagli, semplicemente rifacendomi ai contorni, quindi posso fare un profilo con il mio naso, con la bocca, tutto quanto, metto le braccia, poi metto qui l'occhio, metto qua i miei capelli, bla bla bla, e qui mi riferisco solo alla forma esterna di questo soggetto, ok? E va bene. E ottengo qualche cosa che se devo ricopiare non tutto bene, ma scomponendo in forme semplici mi permette poi di poter giocare, di girare questa testa. Ed è la prima cosa che mi viene in mente, voi ci penserete il cerchio, e invece, per esempio, un parallelepipedo per la testa, e oggi abbiamo creato il nostro bello signorino. Ok? Quindi se io mi baso su una forma semplice posso creare praticamente tutto. La prima cosa che mi viene è la forma superiore della chioma, mi sembra molto, ecco, un grosso, forse un ovone, che poi sotto ha una chiometta un po' più piccola, un'altra di lato, poi ce n'ha un'altra ancora qui. Non sono regolari, però noi le semplifichiamo il più possibile. Qui abbiamo un cilindro e qui abbiamo degli altri cilindri che sono per esempio le radici che si vedono appena. E quindi io l'ho diviso in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 forme, diciamo. 5 forme maggiori e altre 3 minori. Quello che possiamo fare ancora di più è andare a percepire il volume. Questa è in realtà la cosa più difficile, perché vi accorgerete, almeno a me succedeva sempre, che per esempio voi vedete un braccio, lo riducete a un cilindro e poi lo state vedendo dal punto di vista sbagliato in profondità. Io penso che a molti è capitato questo. Invece lo sto vedendo da sopra e sembra che lo vedo da sotto. Perché? Perché in realtà questo cilindro, in questo caso, io, i miei occhi sono qui, lo vedo da qua. Rifaccio in rosso i cerchi, così si capisce dove sto guardando. Più vado sopra, e più il mio sguardo si alzerà, per cui questi cerchi saranno sempre più così. Ok? Mentre più vado sotto, e più questi cerchi saranno così. Percepire questa forma ci dà questo spazio qui, che è la sezione di questo tronco, quindi è come se noi andiamo a vederlo in profondità, non è più una forma piatta, ma diventa un cilindro. Guardate che questo sembra semplice, ma non lo è per niente, cioè non è che non è semplice mettere queste linee, non è semplice capire qual è la direzione in cui sta un volume, cioè si fanno degli errori facilissimi, e quindi ci vuole esercizio a vedere.